Rientriamo in diretta, sempre all'interno del mio salottino, quello di Casa Serena, qui negli studi di Teleregione. Posso dare il benvenuto a un altro amico che ha deciso di venirmi a far visita. Sto parlando di Alessio Melillo. Buon pomeriggio. Allora, Alessio, parliamo di quello che è il tuo mondo. Che cosa fai nella vita? Beh, diciamo, io mi sono inventato questo lavoro. Mi sono inventato questo lavoro e attualmente mi occupo dell'organizzazione, quella che va dall'A alla Z di un evento, che può essere una festa di compleanno per bambino, che può essere una festa aziendale, che può essere un matrimonio, un compleanno, qualsiasi cosa. L'importante è la voglia di far festa e divertirsi. Io so che stai partecipando all'interno del nostro studio, quello di Casa Serena, anche perché vuoi diventare un VIP. Quindi vuoi farti conoscere da tantissima gente. E so anche, svegliamo un altro retroscena proprio per rompere il ghiaccio con Alessio, so anche che hai diffuso il verbo, Eh beh, sì. la parola. Quindi ti guardano un po' da ogni dove. Esatto, mi guardano da un po' tutta Italia, perché bene o male ho tanti amici che mi seguono, che credono e che mi hanno sostenuto in quello che ho voluto realizzare in questi anni. Quali sono le caratteristiche che deve avere un giovane come te che si approccia a questo tipo di attività imprenditoriale? Allora, principalmente ci vuole la passione, la follia. La follia perché oggi come oggi non è semplice assolutamente dal punto di vista imprenditoriale. Però se c'è la voglia di divertirsi, di far divertire, il gioco è fatto. Infatti, quello che dico sempre, il nostro motto è divertiamoci per far divertire. Benissimo, quindi sei venuto nel salotto giusto, perché qua non ci prendiamo mai sul serio, cerchiamo sempre di ridere e di scherzare. Chi può rivolgersi a te? Abbiamo detto in una prima battuta qualsiasi tipo di evento. Tu che cosa curi nello specifico, Alessio? Allora, nello specifico noi ci occupiamo veramente 360 gradi di quello che è l'evento. Ci occupiamo dalla pubblicità, all'organizzazione della location, all'allestimento, all'intrattenimento, qualsiasi cosa che appunto ci venga richiesto dai nostri clienti. Nel frattempo io sto discorrendo con il mio amico Alessio Melillo, ma dovete sapere che all'interno del nostro studio abbiamo anche uno strano personaggio. Ciao Rita, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Serena. Che cosa mi combini? Allora, guarda, nel frattempo che voi discutete io preparo qualche figura particolare. In questo momento ti sto preparando un bel cuoricino. Un bel cuoricino, grazie, L'ho anche appena perché io ho una annusato. bimba, la porto alla mia bimba. Alessio, la presenza della nostra amica Rita è naturalmente dovuta al fatto che tu ti avvali di diverse figure professionali, Esatto, giusto? esatto. Diciamo che la Lale Events non è il singolo. La Lale Events è formata da tanti professionisti, dai miei animatori che collaborano per me, ma non solo. Abbiamo veramente professionisti in ogni campo e la Lale Events, se è quella che è oggi, è anche grazie a loro. Posso venire a lavorare da te? Perché no? Cosa mi metteresti a Beh, fare? c'è tanto da fare, c'è tanto da poter La iniziare a fare. pierde. Sì, anche, perché no, ecco. Va bene. Allora, nel frattempo, Rita, che cosa mi stai Ti realizzando? sto realizzando una spada. L'ho gonfiata interamente, ho gonfiato interamente il palloncino. Ho annodato qui, con una semplice torsione, la parte iniziale del palloncino. Vado a fare un piegamento e Ok. tiro su. Ecco qui la spada. È una delle figure più semplici da realizzare. Ok, quindi abbiamo realizzato una spada, abbiamo realizzato un Un cuoricino, cuoricino. va bene. Allora, evidentemente la presenza di Rita può andare bene, soprattutto se si organizza qualcosa che possa riguardare magari i più piccoli, Certo. ma non solo, perché il mondo del palloncino, rappresenta anche un filo conduttore per matrimoni, Esatto, ma non piuttosto che solo. 18esimi, Non 25 anni solo. di matrimonio. Qualsiasi evento il palloncino rende festa, quindi il palloncino col giusto colore, con la giusta collocazione è sempre bello da averlo. Poi il sorriso di Rita non apprezzo. Devo dire che tutte e tre sembriamo un po' avere una paresi, perché siamo tutti e tre con un sorriso costante.
Rita, mostrati anche al nostro Pietro. Allora, ora hai preso un palloncino di color marrone. Proprio per avere tanti colori, non ci fossilizziamo su uno soltanto. Andiamo. Sto iniziando a realizzare un ragno. Siamo in tema Serena di Halloween, si avvicina Halloween, e quindi sto per iniziare a realizzare un ragno. Questa sarà la prima zampa del ragnetto. Cosa faccio? Lo piego, cerco più o meno la metà, ecco, la parte centrale. Posso fermarti un attimo? Sì. Alessio, perdonami se ti lascio un secondo. Allora, la nostra regia ha mandato la grandangolare e ha fatto benissimo, perché nel frattempo io mi avvicino a quella che è la tua postazione, perché sono sempre stata affascinata dal mondo palloncino, Alessio, e voglio capire come si fa. Mi puoi fare un altro palloncino di questo genere? Perché voglio capire se riuscirei anch'io a fare qualcosa del genere. Sì, Serena, tutti possiamo farlo. Io sono qui apposta per insegnartelo. Eccomi qui. Va bene con il mio incarnato, poi, questo colore. Allora, abbiamo bisogno semplicemente di un palloncino, Alessio. Esatto. Lo gonfiamo, lasciamo giusto un dito. Un po' d'aria. Sì, un po' d'aria. Guardate. Che faccio? Vado più o meno una mano. Una mano. Ok. Faccio una piccola torsione, cioè semplicemente ruoto e mantengo con la mano sinistra, perché nel frattempo con la mano destra che faccio? Creo una pallina e giro nello stesso verso in cui ho girato quella precedente, creando un nodo, quindi questa salsiccetta centrale, piego in due parti, prendo la salsiccetta e faccio una torsione, questa si chiama d'orecchio. Tu sei sicuro che non mi scoppi? No, non scoppia. Questi si chiamano appunto modellabili proprio perché abbiamo... Scusa, Rita, io nel frattempo sono venuta qua perché voglio imparare un secondo mestiere. Metti che Alessio mi vuole lavorare. Quando vuoi. Poi dopo mi dai un voto, Alessio. Va bene, mi fai capire se problema. Sono stata brava o meno e magari mi ingaggi. Ecco qua. Ok, questa è la nostra prima zampetta. Ci sono io. Adesso, da quest'angolo andremo un po' più avanti e faremo lo stesso movimento. Ok. Prima torsione. Pietro, non ridere. Salsiccetta centrale. Ruotiamo. Aspetta, non correre, guarda. Ok, questa è la salsiccetta. Bravissima. Pieghiamo in due e ruotiamo nuovamente, creando la nostra zampettina. Alessio, ho un terrore tremendo. Può essere che scoppi. Devo farlo un'altra volta. Ok, pronta? Allora riproponiamo. Sempre lunghezza. Vediamo se ho capito. Sì. Giro, 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 giro. Guardate. Poi con questa sinistra io continuo a mantenere. Giusto? Sì. Uno più piccino. Sì. Giro. Datemi fiducia. Dopodiché faccio lo stesso procedimento. Giusto? Sì, perfetto. Grazie Rita, ti voglio bene. Però qua qualcosa non va. Alessio, guardate con quale viso sornione ci guarda, perché è pronto a vedere il mio errore. Non sbaglierò, vedrai. No, stai andando benissimo. Grazie Alessio. Ricordiamo l'Ale Event. L'Ale Event. L'Ale Event. Esatto. L'Ale Event. E qua già ho sbagliato, già non mi assume più. Ora però lo farai tu. Facciamo una cosa un po' più complicata. Abbiamo creato la zampetta, dobbiamo andare ad unire le due palline centrali. Serena, non è difficile, non scoppia. Che devo fare? Li faccio ruotare in senso orario le due palline tra di loro, perché dobbiamo incastrarle. Ancora? Tira, non scoppiano, non ti preoccupare. Rita, ti voglio bene. Allora, guardate un po'. Ecco qua. Perfetto, bravissima. Perché quindi frattempo... alla fine dei conti, io che ho fatto? Ho fatto questo procedimento su due palloncini. Sì. Ok, e guardate qua. Nel frattempo inizio a creare la testa del mio ragnetto. Hai visto? C'è qualcosa che non va però, Ora aggiustiamo, ovviamente. Ora dobbiamo aggiustiamo, non fare l'antipatico. No, nel senso che manca una zampa, Manca una zampa perché è un ragnetto che ha avuto problemi nella crescita. Non puoi essere razzista. Ecco qua. Allora, invece per la testa del nostro ragnetto cambiamo la tipologia del palloncino. Okay. In questo caso prendiamo un 5 pollici, lo faccio vedere in camera, cioè i palloncini quelli piccoli. Ecco qua, un 5 pollici.
ovviamente di qualunque colore. Noi abbiamo scelto l'arancione e il marrone seguendo il periodo di Halloween. Certo, io ne farò sì. Uno più grande, okay. E uno un po' più piccolo. Va bene. Tu, Alessio, per attorniarti di queste figure, cosa fai? Dei provini? Come fai ad intercettare persone così simpatiche e alla fine anche preparate? Ecco, l'hai già detto tu direttamente, cerco la persona simpatica. Questo lavoro non è nulla di programmato, bisogna essere prima di tutto empatici. Empatici, quindi bisogna divertirsi, la stessa cosa che ho detto prima. E allora posso venire, posso Ti venire. Aspettiamo quando vuoi. Grazie, dove sei? Io sono, mi occupo principalmente, ci troviamo nella zona di Bari, okay. In forte espansione in tutta la Puglia, perché noi speriamo anche fuori dalla Puglia quanto prima, ecco. Va bene, vogliamo colonizzare altri territori. Beh, sì, esatto. E lo stiamo già facendo in qualche modo con Casa Serena. Allora, abbiamo formato questi due palloncini. Li abbiamo annodati al centro. Ora che facciamo, Serena? Prendiamo il nostro ragnetto, lo capovolgiamo. Questo lo lascio fare a te perché sarebbe troppo facile per me. Lo capovolgiamo. Inserisco i due palloncini al centro. Sì. E con un piccolo movimento cerco di incastrare i palloncini. Brava! Dopo che abbiamo incastrato i palloncini, aggiustiamo le zampine. Qui manca una zampina, come ci faceva notare Alessio. Ora ci è fatto male, ma ci è fatto male. Fatto male? Dobbiamo andare dal veterinario in qualche maniera. Allora, prima di andare in onda, Alessio, parlavamo della bellezza di essere prossimi al Natale. Oggi è giovedì 19 ottobre, tu invece mi dicevi, ai ai ai, perché? Beh, diciamo il Natale è il periodo più bello dell'anno, è il periodo in cui tutti quanti sogniamo e quindi insieme ai nostri clienti sogniamo anche noi. Si lavora tantissimo, però è un periodo, vedere la gioia, vedere il sorriso delle persone, degli ospiti, dei più piccoli, è la cosa più bella, è la cosa che ti ripaga di più di tutto. Hai scelto un lavoro bellissimo. Tu vai, ti svegli la mattina con un sorriso e vai a dormire tra i palloncini. Esatto, bellissimo. Praticamente sì. Praticamente sì. Tu che cosa mi stai combinando? Ti sto per regalare un bel fiorellino. Grazie. Che facciamo? Gonfiamo il nostro palloncino lasciando più o meno due dita alla punta. Quindi più aria. Quindi più aria. Ecco, lo annodiamo. Quanto tempo ci hai messo per imparare tutta questa manualità, Rita? Allora, diciamo che un anno e mezzo, sì, perché... Quindi sono andata bene? Sì. Due minuti? Sì, due minuti. Sì, un anno e mezzo per imparare bene. Soprattutto tante figure. Ovviamente quelle più semplici, come dicevo prima, la spada, in poco tempo riusciamo, però ci sono figure molto più complicate. Complesse, certo. Ecco, io adesso ho annodato la parte centrale, ecco, cerco di... Vogliamo fare il fiorellino. Il fiorellino, lo prendiamo al centro, facciamo una torsione semplice, ripieghiamo e adesso facciamo, adesso si sentirà un po' di rumore. Eccolo qui. Fatto, guarda, ho fatto molto più rumore io. Abbiamo realizzato la parte superiore del nostro fiorellino. Sì. Dalla mezzo, che la faccio vedere agli amici a casa, guardate quanto è bello. Adesso prepariamo ovviamente lo stile. Va bene. Un palloncino verde, lo gonfio. Anche in questo caso lascerò due dita alla pugna. Alessio, una prossima volta che verrai all'interno del mio studio faremo vedere, magari anche agli amici a casa proporremo quelle che sono alcune delle tue realizzazioni. Io ho avuto la possibilità di poterle vedere, ma dove attingi tutte queste idee? Hai una mente vulcanica, vero? Esatto, e... Le idee mi arrivano così, dalle cose più banali, cioè ascoltando una canzone, guardando qualcuno, guardando qualcosa, mi arrivano le idee. Nulla di programmato, nulla di tutto ciò. Guardando me cosa ti sovviene? Possiamo fare tante, tante belle cose. Va bene, grazie. Grazie Alessio. Allora, cosa nel frattempo facendo? Io ho creato il nostro cielo. Tiro un po' su per creare un po' d'aria e quindi creerò una piccola ciliegina. Scusa. Grazie. Adesso che faccio? Inserisco questa ciliegina al centro del fiorellino. Io nel frattempo voglio salutare anche tutti coloro i quali ci seguono tramite Facebook, che sono veramente tanti, per cui salutiamo tutti gli amici dai social, giusto? Sì.
Che adesso bello! Lo piego, faccio una specie di S, una torsione, ecco il nostro fiorellino. Ecco, che chiameremo Serena. Bellissimo! Guardate un po' come in semplici mosse si può realizzare qualcosa di molto bello, anche perché il... Ecco l'applauso, Rita, la regia ti ha invitato. Bravissima la nostra Rita. Allora, abbiamo realizzato, ricordiamo, un cuoricino che è assolutamente molto facile, guardate, un cuoricino, poi abbiamo realizzato invece per i maschietti una bella spada e poi laddove dovesse piacere alle femminucce è anche rosa, per cui ben si presta. Io, con la mia bravura che mi contraddistingue nella vita, ho realizzato un meraviglioso ragnetto e poi invece la nostra Rita ha realizzato anche questo fiorellino, guardate. Allora, la telecamera al nostro Alessio, così come sta accadendo, che voto mi dai? Beh, un bell'otto, senza problemi. Alla fiducia. Alla fiducia. Va bene. Allora, io ti ringrazio. Abbiamo mostrato tutto? Avremo tanto da mostrare. Possiamo realizzare una farfalla, possiamo realizzare una zucca per Halloween, possiamo realizzare tante figure con i nostri palloncini. Quello di cui abbiamo bisogno, Rita, correggimi se sbaglio, sono dei palloncini ma soprattutto tanta fantasia. Tanta fantasia. E poi la bravura della nostra Rita, ragazzi. Allora, io ti ringrazio per questa bravura. Vado nuovamente da Alessio, che si sente abbandonato, per cui io mi sposto nuovamente, grazie Pietro. Passo dopo passo, entro e mostro agli amici a casa anche quello che è il mio salottino. Ritorno qui comodamente adagiata. Allora, Alessio, grazie perché mi hai dato la possibilità in qualche modo di catapultarmi in quello che è il tuo, sì. Il tuo mondo fatto di allegria, fatto di spensieratezza, di tanta fantasia ma anche di tanto impegno. Certo, e infatti ci alziamo la mattina che abbiamo una grinta assurda, però poi ci rendiamo conto che la stanchezza, la fatica si fa sentire a fine serata. Andiamo avanti veramente per passione, perché, ripeto, vedere i bimbi che ti sorridono, vedere la gente che ti ringrazia, ripaga da qualsiasi fatica. Ma come parti tu, nel momento in cui qualcuno si avvicina a te, tu sulla base delle caratteristiche inventi? Esatto. Nulla di pronto, si fa un primo colloquio con il cliente, si capiscono quali sono le loro esigenze, in base alle loro esigenze si sviluppa un progetto. Da questo progetto parte poi il tutto, quello che è la realizzazione della festa, della realizzazione dell'evento e così dicendo. Ecco. Ci credi che è già terminato il tempo a nostra disposizione? Già. E poi allora, guarda un po' dal ritorno video che abbiamo, guarda cosa c'è, una piccola bambina. Guarda, per cui devo andare immediatamente a rispondere al telefono, però io voglio prima ringraziare per la presenza Alessio Melillo, ricordiamo della... Lale Evans. Lale Evans. E ringrazio con particolare affetto la mia amica, guardate un po' quanto è gentile, cosa stai per fare? Sto per regalarti un bel vaso di fiori. Una carambata, ragazzi! Grazie Rita, lo porterò alla mia bambola. Grazie, lo adagio qui un momento per poter rispondere al telefono. Sentiamo chi mi chiama. Pronto? Pronto? Sì? Non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, i fiorellini li porto a te, non ti preoccupare mia. Nel frattempo devo correre nuovamente a Margherita di Savoia, all'Istituto Alberghiero. Sono come sempre in ritardo, a tra poco.